sarà a disposizione di chiunque voglia, abbia a cuore la tradizione marinara ligure, soprattutto la tradizione della vela latina, delle barche da trasporto, che era l'attività più conosciuta, l'attività marittima più conosciuta della Liguria, e che adesso purtroppo è rimasta come un cimelio storico da preservare come se fosse nel museo. Le operazioni di varo rese un po' complicate dal mare non perfettamente calmo, come si stanno svolgendo? Che cosa è stato fatto? Beh, è stato portato l'eodo fino sulla battigia, spostandolo sui parati. Poi sono stati messi degli scaletti in mare, perché per raggiungere 2 metri di fondo bisogna andare fuori 47 metri, e adesso purtroppo con l'acqua torbida delle onde il raccordo fra gli scaletti e i parati che vengono tenuti a mano sott'acqua non è dei più facili. Serve una ruspa che sta spingendo comunque l'imbarcazione verso il largo. Sì, quello che un tempo si faceva con 80 di persone un vericello, adesso si fa con una ruspa che lo sta spingendo verso il largo. Che da qui ripartirò così. Quali gli eventi ufficiali a cui è chiamato e sarà chiamato il Leudo? Il Leudo è stato chiamato a una presenza di rievocazione storica a Rio Marina, nell'isola d'Elba, alla Iguellia, a Levanto, a Cavi, e poi chiunque vorrà averlo presente come testimonial della memoria storica. Giorni lontani di noi.